Sul versante opposto, a diverse ruote di distanza dalla costa, in mare aperto, sorge il portale del riverbero. Non appena lo varcheremo, il nemico saprà che siamo arrivati, ma la breve distanza che lo separa dalla città un tempo abbandonata ci consentirà comunque un attacco veloce. Colpire questo secondo fronte è di grande importanza non solo per raggiungere Urbestigia, ma anche per smantellare le truppe che gli stregoni stanno ammassando al porto per una controffensiva. Per poter attaccare Nirvesti dal mare, bisognerà prima operare uno sfondamento del blocco navale operato dai servi dell'annessione alla stretta entrata del porto. Qui, quasi a toccarsi fra di loro, due grandi navi da trasporto truppe, simili a quelle già viste nella battaglia di Gennasia, impediscono l'accesso a qualsiasi imbarcazione. Al loro interno sono stati individuati molti soldati pesantemente armati, con scudi e alabarde, e possono contare sul supporto di alcuni incantatori. Purtroppo non è tutto qui. Le imbarcazioni sono state equipaggiate con molte bocche da fuoco, rendendo un eventuale scontro non solo temibile, ma quasi sicuramente cruento. Ignorare queste navi significa avere la certezza di perdere numerose vite durante lo sbarco, oltre a dare ampia capacità di manovra ai servi dell'annessione una volta sbarcati. Però la conformazione stessa di questo possibile scontro potrebbe tornare a nostro vantaggio, anche se la situazione è inquietante. Una flottiglia in un punto così ben difeso, con così poca distanza fra le imbarcazioni e con molta poca possibilità di manovra. Le esperienze passate degli scontri con i servi dell'annessione saranno sicuramente fondamentali per trovare il modo di sconfiggere questa minaccia. Questa notizia sarà sicuramente poco gradita dalla casa del Grifone, ma abbiamo ritenuto fosse importante avvertire tutti. Abseo Argantis, che si pensava caduto nel Vastidas, è stato identificato al comando di una nave ammiraglia della flotta degli Stregoni. Si tratta di una nave dalla grande velocità, che la compagnia ai suoi ordini riesce a sfruttare al meglio, armata di balestre pesanti simili a quelle degli stessi figli di Lumnia. Abbiamo cercato ancora più informazioni per capire se fosse lì di sua volontà o per opera dell'incanto degli stregoni della catena. I resoconti, però, ci mostrano qualcosa di ancora differente rispetto a ciò che potevamo presumere. Il volto dell'ex comandante pallido ed emaciato, gli occhi spenti e vacui, come la voce priva di intonazione, ci hanno dato un'immagine di lui ben diversa da quella che conoscevamo e ancora differente da quella degli altri asserviti al gioco degli invasori. Cosa gli sia accaduto? Noi non sappiamo dirlo. Né quale sia il vincolo che lo lega al nemico, ma una cosa è certa: non possiamo permettere né di farci sbarrare la via, né tantomeno di permettere che Apseo possa contribuire alle difese del nemico, così come ha ben gestito le nostre. A presidio delle larghe banchine del porto di Nervesti è stato individuato uno stregone in un punto di controllo così importante per raggiungere la loro roccaforte. Grazie ai numerosi vicoli che si articolano alle spalle del porto, che sfociano all'interno di grandi piazze in cui sono ammassati materiali ormai abbandonati da quando la zona è caduta in disuso, siamo riusciti ad ottenere molte informazioni importanti su questo specifico stregone. Pare che la sua gente lo chiami portatore della fiamma, oppure flagello di Valusia. È stato ascoltato più volte intrattenere lunghi discorsi con i suoi servi sulla battaglia contro Casata Valerian, su come, nonostante la sconfitta a causa del sacrificio del Domine, i suoi poteri siano aumentati. La sua fiamma risplenda maggiormente, come non avrebbe potuto mai immaginare quando ha messo piede su Lunaria.
È stato però ascoltato dire con chiarezza ai suoi servi che le fiamme lo hanno quasi ucciso, ma nonostante questo è riuscito a scamparla, forse per poco, emergendone però in qualche modo rafforzato. Gli adepti che lo seguono lo aiutano a officiare un rituale almeno una volta al giorno. Alte mura di fiamme verdi si vedono alzarsi dalle parti più esterne del porto, però non sembrano bruciare, non hanno bisogno di combustibile e sembra che non brucino niente. Al contrario, però, pare che abbiano fatto marcire ogni albero, arbusto e vegetazione presente nelle vicinanze. Ciò che tutti temevamo dopo i rapporti di Castel Centuria si manifesta ora davanti ai nostri occhi. Le vesti lacerate dallo scorrere del tempo, i volti quasi scheletrici di coloro che un tempo portavano alto il vessillo del cavallo purpureo, sono schierate ora con le forze dell'annessione. Come abbiamo visto durante l'assalto alla loro vecchia dimora, ciò che resta della casata traditrice è tanto pericoloso nella morte quanto lo fu nella vita. Purtroppo, non ci sono solo incantatori tra le loro fila, ma anche guerrieri che vestono ancora le armature con cui sono stati tumulati, e forse anche artefatti e monili provenienti da ere passate. Entità del genere, agli ordini del nostro nemico, sono più di una semplice spina del fianco. Tra loro c'è anche chi sedette al tavolo con il re nel consiglio ristretto, conoscitori di grandi segreti che potrebbero volgere la guerra a favore degli stregoni in modi che esulano il semplice combattimento. Sono stati visti transitare verso l'entrata dell'Urbe Stigia, come se ne rappresentassero la difesa stessa, baluardo di opposizione tra la zona del porto e il centro nevralgico degli stregoni sulla Gemma. Queste sono tutte le informazioni in nostro possesso per pianificare la prima fase dell'attacco. L'obiettivo finale, come detto, è l'Uber Stygia, un'antica roccaforte che sorge in posizione sopraelevata rispetto al resto delle costruzioni della Gemma. Le ere però le hanno fatto pagare un pesante tributo e ormai la fortificazione è ridotta soltanto a una cinta muraria che fa da guscio al ricordo della grandezza di un tempo, di quel castello pieno di stanze e corridoi, tanto da avere delle strade interne, quasi una città in miniatura. Ma le nostre ricerche testimoniano come all'interno di quella fortificazione in rovina, celato da alte mura, si nasconda il cuore dell'attacco degli stregoni della catena. Solo una volta conquistata Nirvesti potremo organizzarci per lanciare un attacco all'interno dell'enorme arena che è diventata l'Urbe Stygia. La guerra dei portali forse infine volge a nostro favore. Non dobbiamo lasciarci sfuggire questa possibilità.